Questa rubrica è offerta da Diffondilibro, servizi editoriali professionali. Diffondilibro è il nuovo servizio professionale per diffondere e proporre libri a tutti i media italiani. Per informazioni, info@diffondilibro.it oppure redazione@diffondilibro.it. A Radio Incontro oggi per la rubrica Diffondi Libro vi presentiamo il nuovo libro di Cristina Prevosti. Si chiama Devo ricordarmi di dimenticarti. Cristina, benvenuta a Radio Incontro. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Devo ricordarmi di dimenticarti. Parliamo di questo libro che è della Bre Edizioni, è una narrativa d'amore. Sì, allora diciamo che è un romanzo rosa. Però in realtà io lo definirei più una storia di amicizia e di rinascita, perché racconta insomma la storia di questa donna che in seguito a una delusione sentimentale deve mettere in gioco la sua vita, deve cambiare tutto quello in cui aveva creduto fino a quel momento e perciò si ritrova senza il compagno che pensava sarebbe stato il futuro marito e si butta a capofitto nel lavoro. Perciò insomma poi cambia anche lavoro e insomma è una storia diciamo di rinascita di questa donna che attraversa diverse difficoltà per riemergere ecco dal tunnel in cui questa delusione l'ha buttata. È stato scelto il mondo dell'alta moda, come mai? Diciamo che io ho sempre lavorato nel mondo della moda, perciò era un ambiente che conoscevo molto bene e insomma mi piaceva illustrarlo anche perché è un settore che suscita sempre curiosità, infatti ogni volta che mi capitava di conoscere persone sapevano cosa avevo fatto nella vita, mi tempestavano di domande. Allora ho iniziato prima a raccontare un po' di aneddoti, cose che erano capitate quando lavoravo nel mondo della moda e poi da lì, passo dopo passo, è nato questo romanzo. Insomma, infatti molti mi chiedono se è autobiografico, in realtà no, non lo è, però magari ho attinto da esperienze della vita, cose che mi sono capitate a me o amici, conoscenti, certe cose sono anche molto immaginate e ho messo insieme tutto per raccontare questa storia. Ecco, la protagonista all'inizio del libro è una modella, poi però quasi subito, in seguito a questa delusione, decide di cambiare lavoro, rimanendo sempre nel settore della moda, passa al dietro le quinte, perciò lavora prima negli showroom e poi negli uffici stampa e organizza gli eventi, le sfilate, ecco, perciò insomma può essere anche interessante e divertente conoscere alcune dinamiche, tipo dietro le quinte di una sfilata o quello che succede negli uffici stampa. Noi guardiamo le riviste, vediamo gli abiti fotografati, ma non sappiamo come ci sono arrivati, ecco, perciò diciamo che ho voluto raccontare questo passaggio nel mio libro. Questo è un po' la tua storia, perché tu nasci come modella e calchi le passerelle di Armani, Chanel, poi però ti dai anche agli uffici stampa, all'organizzazione di eventi, sempre per queste grandi firme. Sì, più che giornalista io organizzavo gli eventi, poi vabbè, ho sempre scritto i comunicati naturalmente, però del marchio per cui lavoravo, ecco, non diciamo del settore in generale. E poi insomma ho organizzato eventi, ho lavorato negli showroom, ho sempre fatto il dietro le quinte della moda, ecco, così ho iniziato prima a raccontare magari cose che mi erano capitate, poi ho fatto vedere questi appunti, questo piccolo testo a degli amici insomma dell'editoria e mi hanno detto ma guarda questo sembra un diario, non interessa a nessuno, prova a inventarti una storia d'amore, insomma completalo con qualcosa, e da lì poi ho inventato questa storia e ho cercato di intersecare gli avvenimenti con le cose realmente accadute, ecco, perciò diciamo che è un mix di cose capitate e cose inventate, ecco. Chi è oggi Cristina Prevosti? Ma allora, prima di tutto sono una mamma, perché ho due bambini che ho fatto in tarda età, perciò insomma cerco di seguire il più possibile. E poi io continuo a lavorare, diciamo, sempre nell'ambito della moda, faccio altro perché poi mi sono trasferita da Milano, dove ho sempre vissuto, a Genova una decina d'anni fa, e perciò naturalmente non ci sono le cose che
le opportunità di Milano, vivendo una città più piccola, però seguo, lavoro per un department store, organizzo gli eventi sempre nell'ambito della moda, ecco. Perciò questo è quello che faccio al momento. E poi ho cercato di sviluppare questa passione che ho sempre avuto per la scrittura, e appunto da appunti durante il lockdown ho seguito anche dei corsi di scrittura creativa online, insomma ho cercato di documentarmi e perfezionarmi, e è venuto fuori questo romanzo ambientato nel mondo della moda, ecco, che racconta una storia, insomma, che può essere può incuriosire le amanti del settore, ecco, e non solo. A chi è indirizzato questo libro? A chi consiglieresti la lettura? Diciamo che essendo un rosa, indicativamente è più indicato per le donne, però non è detto, perché l'hanno letto anche molti amici uomini e so che l'hanno apprezzato. È una donna di qualsiasi età, dai 20 agli 80, ecco, per chiunque ami anche sognare, perché comunque è una storia di rinascita e penso che chiunque abbia subito una delusione sentimentale possa rispecchiarsi nella protagonista. E poi una parte fondamentale del libro, io ho tenuto molto a sottolineare il rapporto di amicizia, infatti la protagonista riesce a superare questo momento di difficoltà grazie al supporto delle amiche. Infatti un tema molto importante nel mio libro a cui ho voluto dare rilievo è il tema dell'amicizia. Cristina, vogliamo dare i tuoi indirizzi social per venire a vedere i tuoi lavori, chi sei, dove acquistare e cercare il tuo libro? Allora, mi trovate su Instagram, il mio profilo è cristina.prevosti, nome.cognome, se no sono su Facebook col mio nome e cognome, Cristina Prevosti, e il mio libro è disponibile in tutte le librerie online, perciò la versione ebook è solo su Amazon, il Kindle su Amazon, e invece la versione cartacea su tutte le librerie online e volendo anche le librerie fisiche. In caso non fosse proprio presente nel punto vendita, si può ordinare, arriva nell'arco di pochi giorni. Cristina, potresti fare la speaker radiofonica? Magari, mi piacerebbe. Non potrebbe essere un'idea. Comunque quando ero molto più giovane, anni fa, avevo partecipato a un programma comico su una radio ligure, Radio Babboleo, che è una radio insomma di Genova, dove sono tornata a vivere, ma questo è capitato prima che mi spostassi, perciò veramente tanti anni fa, e ero andata in un programma per qualche puntata a fare le voci di alcuni personaggi comici, insomma potrebbe essere un'idea per il futuro. Grazie infinite per avermi invitato e per avermi dato questo spazio. Cristina Prevosti, devo ricordarmi di dimenticarti. Grazie, a presto. Grazie, ciao, grazie infinite. Ciao. Diffondi Libro. Questa rubrica è offerta da Diffondi Libro, servizi editoriali professionali. Diffondi Libro è il nuovo servizio professionale per diffondere e proporre libri a tutti i media italiani. Per informazioni, info@diffondilibro.it oppure redazione@diffondilibro.it. Diffondi Libro.